Salve a tutti, anime colorate, faccio adesso l'introduzione a questo video perché prima mi sono lasciato prendere la mano dal piccolo giochino. Ho scoperto una nuova funzione di colei che non deve essere nominata perché altrimenti si accende, che detto così pare che si parli di Voldemort, ma no, stiamo parlando di quel simpatico parecchietto colà dotato di intelligenza artificiale che vive nel cloud. Spero che l'idea vi piaccia, vi diverta, anche perché ci vorrà tantissimo tempo a tagliare il tutto per causa del copyright. E niente, vi lascio alla challenge, iniziamo. Bentornato in Scopri la canzone. Partiamo subito con la prima canzone. Tutta colpa di Freud. Hai indovinato il titolo del pezzo, mentre l'artista si chiamava Daniele Silvestri. Prova a dirmi cos'era. Non lo so. Dimmi il nome della canzone, come si chiama l'artista? Neve? Mi dispiace, ma hai sbagliato. La risposta esatta era Come neve di Giorgia. A un passo dalla luna. Hai indovinato il titolo del brano. L'artista era invece Rocco Hunt. Ops. Gianna di Rino Gaetano. Ottimo, hai indovinato il titolo e l'artista. 20 punti per te. Che canzone hai appena ascoltato? Ipu. Hai indovinato l'artista. La canzone invece si chiamava Santa Lucia. Dance Monkey. Hai indovinato il titolo del brano, guadagni 15 punti. L'artista era invece Casa di Lego. La risposta esatta era di Dia di Lazza. Ti sei ricordato come si chiamava? No. Non fa niente, andrà meglio alla prossima. La risposta giusta era Momenti no di Fabri Fibra. Dimmi il nome della canzone, come si chiama l'artista? Il triangolo, Renato Zero. Bravo! Hai indovinato il titolo e l'artista. Era proprio il triangolo di Renato Zero. Che brano era? Non lo so. Era un angioletto come te di Francesco De Gregori. Lo La risposta giusta era Non è mai un errore di Raff. Purtroppo perdi comunque 5 punti. C'è da Raffa, questo è un attimo, va. Non lo so. Mi dispiace, ma hai perso 5 punti. Il brano era Nei giorni che mi rimangono di Sierra. La borsa di una donna di Anna D'Angelo. Il titolo del pezzo è corretto, ma l'artista era Noemi. Questo mondo sfida il crollo delle sue capacità, ma questo è dedicato a te. Giulia, le vibrazioni. L'artista è corretto, hai guadagnato 10 punti.
Ma la canzone si chiama Dedicato a te. Hai ragione. La risposta giusta era Will Take It Back di Nitro. Queste lacrime nuove, siamo anime in una storia inancellabile. Giorgia, gocce di memoria. Complimenti, hai indovinato correttamente sia l'artista sia il titolo del brano. Gianni Morandi, uno su mille. Ottimo, hai indovinato il titolo e l'artista. 20 punti per te. Che canzone hai appena ascoltato? Tutto fatto di Fabri Fibra. Sparata. Non hai indovinato. Era paura di uscire di salvo. Puzza di piscio, segatura, questa è la mia cara, e non esiste cura. Ti regalerò una rosa, per difendere ogni cosa. Spiegami tua consolata. Ti regalerò una rosa, Simone Cristicchi. Ottimo, hai indovinato il titolo e l'artista. 20 punti per te. Dopo ti senti solo, non parlare di anni. Dimmi il nome della canzone, come si chiama l'artista? I don't know. Sbagliate, era Bossoli di Shiva. Temo di doverti togliere 5 punti. Doverti? Vabbè. La storia è finita con te, che sei diventata la mia lei. Che canzone era? Più bella cosa, Eros Ramazzotti. Hai indovinato sia artista sia titolo del brano? Era proprio Più bella cosa di Eros Ramazzotti. Vengo anch'io? Esatto, il brano era proprio quello. Però l'artista era Enzo Iannacci. Tutto più Iannacci. Siamo insieme. Ora è il tuo momento. Quali sono titolo ed artista della canzone appena riprodotta? Terra promessa, Eros Ramazzotti. Hai indovinato sia artista sia titolo del brano. Guadagni 20 punti. Era la tipica ragazza italiana di DJ Matrix. Vabbè. Ti sei ricordato come si chiamava? Cuore matto di Little Tony. Hai indovinato sia artista sia titolo del brano. Guadagni 20 punti. Novembre, Giusy Ferreri. Complimenti. Hai indovinato correttamente sia l'artista sia il titolo del brano. Eccola. Io ballo, il ballo del mattone. Il ballo del mattone, Rita Pavone. Ottimo. Hai indovinato il titolo e l'artista. 20 punti. Che brano era? Notte prima degli esami, Antonello Venditti. Ottimo, hai indovinato il titolo e l'artista. Gli Stati Uniti d'America. Era bello, ma canto se aveva mille donne in sé. C'era un ragazzo, Gianni Morandi. Scusate, il reflusso mi uccide. Hai indovinato sia artista sia titolo del brano. Guadagni 20 punti. Non ho niente per me, ma non dispero. Mangio solo pane cattive ormai. Che canzone? Calma e sangue freddo, Luca Di Risio. Bravo, hai indovinato il titolo dell'artista.
Oi Maria, articolo 31? Sbagliato. Perché? Era Maria Maria di articolo 31. Ho scelto una canzone dalla tua libreria che con... Scelgo una canzone dalla tua libreria di 200 Facciamo che brani. questa è l'ultimissima Voglio davvero, proprio dai. vedere se questa la indovini. Allora, aspetta. Cos'è? Prova a dirmi il nome del brano e dell'artista. Il Non lo so. brano era Tutto a posto di Easy. Easy. Sentiamo insieme la Alexa, prossima stop. canzone. Torna presto. E con questo, ragazzi, io vi saluto. Vi ricordo, se non siete iscritti, di iscrivervi al canale, attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei prossimi video che cercherò di riportare con costanza. E noi ci vediamo alla prossima. Vado a fare la intro, che nel dubbio che Alexa funzionasse o meno, mi sono dimenticato. Ciao!